Buon pomeriggio massivi e massive. Bentornati su Armored Core. Detto grazie a chi passerà questo fantastico pomeriggio di fine estate con me. Anche se ormai in realtà qua a Praga è già arrivato l'autunno. Ci sono 20 gradi oggi. Vabbè, io ho giocato un po' offline, noi ci eravamo lasciati inizio capitolo 3, me lo sono fatto tutto da solo offline per conto mio. Ora iniziamo il capitolo 4, che a detta di molti è quello che è il boss peggiore del gioco. Io ho preparato una build che dovrebbe andare bene un po' per tutto. Lo vedremo. Iniziamo. Tanto dovrebbe essere il penultimo capitolo, quindi in realtà non manca molto. E a seconda di quanto tempo ci metterò a battere sto boss, potremo finirlo anche in un paio di live. Riprenderei un po' mano con l'arena. Quindi ci riprendiamo un attimo. Però ditemi sempre il volume mio del gioco, come va tutto, è solito. Perché qualcuno di voi mi dice che di Teplini, un altro, mi si sente basso, però io ascoltando le live non è male il volume di voce. Cioè, no, sono io che non ho un tono di voce particolarmente alto, quello è vero. Questa voce è molto grave, ma 20 gradi, ma li sento tutti. Ah. Voi come state? Che fate di bello? Non so quanti rank ci siano, però va bene fare l'arena così ci danno potenziamenti permanenti per il nostro bot. Secondo voi sta già giocando Starfield? L'ho visto che lo portava Pliny, ma non mi è entusiasmato molto. Attacco di armatura. Ho mandato in breakdown. E però mi ha mandato in breakdown anche lui. Ho preso. Gli altri hanno fatto molto male. Ho preso anche lui, magari qua. Mi chiede un attimo. Lo scudo di via. Quanto male sto giocando, dove lui? Vabbè, anche giocando male riesco a battere. Devo abituarmi a questo cannone nuovo che è forte, però è stradentro. Quindi bisogna un attimo riabituarsi. Tanto, Silma, com'è andata col gatto? Come sta? Tutto bene? Tu come stai? Ho visto che ci sei. Deludente nonostante tutto. Io ho visto giusto quel poco che ha giocato, cioè quel poco, non so, ho giocato 8 ore, mi hai visto verso la fine. Che giocava Plini, anche letto un po' di recensioni in giro. Non, da quello che ho visto non sembra un brutto gioco. Però non sembra neanche un bel gioco, è proprio un gioco estremamente mediocre. Di quelli che magari trovi a 10 euro e te lo compri, ma tipo a 70 non lo prenderei mai. No.
Secondo me a questo punto per la metà quando è in sconto vi giocate a No Man's Sky. Perché non è ancora uscito l'humble bundle del mese, ma minchia, se facessero un humble bundle con No Man's Sky sarebbe veramente un colpo di genio. Che ho perso il treno di No Man's Sky quando costava poco, adesso costa 25 euro, che per carità non è tanto, Però comunque un gioco di 7 anni fa e ho un backlog che se ve lo faccio vedere prendete paura. Proprio piano si finisce tutto. Confermatemi che Starfield è esattamente il solito gioco, la Todd Howard, solo che ormai quella formula è stantia, invecchiata male. Che io anche Skyrim mi era piaciuto molto, però effettivamente tornando indietro ha delle criticità pesanti. Solo che il mondo di gioco comunque esplorazione è di così divertente che alla fine non ci pensavi. Comunque Skyrim è inferiore a Oblivion su certi aspetti, Oblivion è inferiore a Morrowind su certi aspetti, quindi man mano i giochi Bethesda sono sempre andati leggermente peggiorando. Infatti Fallout 4 mi ha deluso profondamente. Comunque fosse un brutto gioco nel complesso, però era molto peggio di New Vegas. Cioè alla fine era un FPS con un blando elemento GDR. Che per carità poi ti divertivi, però non... Cioè tornando indietro non lo ricomprerei. Almeno a prezzo pieno. Vabbè. Mentre in compenso Armored Core è un gran bel gioco. Un gioco di robottoni incredibile sulla prima Xbox? No, ma non era Armored Core, sei sicuro? Non mi ricordo se... A primissima? Vabbè, sopra di me. Ah, eccolo. Ma contro un altro mech pesante dovremmo essere abbastanza vantaggiati. Ok, questo lo scegliamo. Sì, c'è PvP online su Armored Core. Se volete ve lo faccio vedere. Dopo, l'avevo già mostrato in qualche altra live, però ve lo mostro. Ma sai che Fallout 76 è migliorato molto? Cioè, non so quando l'hai giocato, e l'ho ripreso in mano, l'ho anche portato live. Quando era? Un anno fa ormai. In realtà adesso è migliorato molto Fallout 76, poi giochi con gli amici è simpatico. No, non penso che l'unico problema di Starfield sia che non è uscito su PS5. Cioè, ha dei seri problemi. Sì, c'è il PvP online, guarda, adesso te lo mostro. È un po' fine a se stesso, nel senso non hai ranking, è solo tramite lobby. Però insomma è un po' cazzone. È divertente. Adesso guarda, adesso lo faccio vedere. Partita personalizzata. Cerca sale, tipo di partita. Facciamo squadra perché singolo se non mi aprono. Cinque minuti, anzi, ora qua, no, ora qua, 2 minuti. Stop. No, la release era imbarazzante, effettivamente. Se ce l'hai ancora, guarda. C'è con gli amici, cioè, te lo consiglio, non è male. Non è un capolavoro, però perché te è un gioco competente. Hanno aggiunto gli NPC, hanno migliorato cose. E beh, fanno anche 20 a tema, è divertente. Guarda. Sì, forse era Armored Core comunque il gioco che ho provato. Prova a cercare Armored Core 4, mi sa che era quello per PS3 Xbox. Ah no, ma primissima Xbox. Armored Core 3 forse allora, sai? Prova a controllare se era quello. Perché altri con i robottoni? No, Zone of the Enders non è mai uscito per PS per Xbox, era solo per PS. I Gundam, non potevi fare quello? Secondo me sì, era Armored Core 3. Guarda se era Armored Core 3. Non so dove siano le Barrens. Appena questo si prepara, adesso vedete un po' di PvP.
Vai a scuola. Non ricordo. Non so, non saprei dirti. Perché c'è Deus Ex Machina, ma è recente, non può essere sicuramente quello. Comunque, se non vole... cioè, se vi piacciono i robottoni, ma secondo voi Armored Core è troppo complicato? C'è sempre. Ah, vai, non. Ho giocato poco a WoW. Ok. Ah, ok, ho capito quali sono. Ecco, mea culpa, ho giocato poco a WoW perché quando era veramente famoso io avevo una connessione internet scarsa e, no... e a consumo. E comunque avevo 14 anni e mia mamma non mi avrebbe mai comprato il. L'abbonamento mensile. Ho giocato un po' i server pirata con i miei amici, ma loro giocavano e io non avevo internet, quindi non riuscivo a starci dietro. Quindi questa è la storia di perché ho giocato poco a WoW. Però ho fatto un fioretto. Prossimi saldi Steam, mi prendo Final Fantasy 14 e lo porto pure. Comunque il PvP, perché mi avete chiesto prima, Murdi c'è, ma è questo qua, e però lo sblocchi al capitolo 3. Se vi piace comunque la personalizzazione dei robot, queste cose qua, Theory Crafting, Armored Core, veramente vi divertite un casino. Preso? L'ho preso qua. Ma lancia qui. Io non ho idea delle build PvP. Io ho fatto una build per PvE. Ma no, è troppo lento sto. Ma il PvP va forte le build veloci. L'ho buttato giù. No, avevo l'arma in ricarica, che scemo. Che scemo. Ma stiamo già perdendo male. Che si muove, non lo becco mai più. Infatti. Mi butta giù questo. Un po' di lanciafiamme. In certi frangenti può essere un gioco molto caotico. Comunque te giochi From non è neanche il più difficile. A parte certi picchioscini di alcuni boss. Secondo me ve l'ho giocato. Cosa è pacco? Abbiamo perso, vai, per favore. Faccio. Come vuoi che lo studio? Sai che sì, guarda che non ho capito per ogni volta di citare che studio le rane. Tanto se vi interessa i miei paper li trovate su Google Scholar. Ma domani, settimana prossima, sì, domani inizia una settimana di conferenza sui pesci, conferenza di ittologia. Ho fatto uno studio sui pesci sto giro. Ho un post martedì. Andiamo avanti con la storia del Armored Core, basta parlare di pesci e rane. Credo che sia stata di. Ma non è tanto giochi senza personalità di casa Microsoft, perché secondo me ogni tanto qualche gioco. Cioè, non è, perché si tipo prende Psychonaut, che comunque della Microsoft, è un gioco con molta personalità. Psychonaut 2. Ma anche Halo in realtà aveva, comunque aveva la sua personalità, che poi non sia uscito il capolavoro che doveva uscire, ma solo un gioco buono, è un altro discorso. Cioè, proprio il problema dei giochi è la Todd Howard, che per chi non sapesse chi è Todd Howard, è il CEO del. Non CEO, game designer, game leader.
Insomma, chi sta a capo della Bethesda? Insomma, mi viene il nome. E lui fa se prendete i suoi giochi, sono questi giochi enormi, bulimici, che vi riempiono di cose da fare, però di base hanno poca personalità e sono tutti molto simili. Oltre che avere comunque un motore grafico datatissimo. Che bene o male, fino al 2011 secondo me ancora si riusciva a soprassedere i difetti. Comunque ti dava un open world, tipo Skyrim, dava un open world gigantesco, pieno di cose da fare, comunque ogni singolo posto aveva le sue peculiarità. Mentre da quanto ho letto ora di Starfield sono tutti pianeti copia e incolla, tutti uguali. Quindi è un gioco che si basa sull'esplorazione, che non ti dà premi per l'esplorazione. Quello è il suo problema, sì. Poi non l'ho giocato, quindi mi sto basando su quello che ho visto e letto. Però da quanto ho visto e letto la voglia mia di giocarlo è bassissima. Guardate, adesso sto finendo Bravely Default 2, prima o poi sulla Switch lo finirò. Poi quello è una valanga di giochi sulla Switch a giocare. E finito questo, cosa posso iniziare? Non lo so. Pensavo Yakuza Like a Dragon, no? Non lo so. Ma non è così raro, secondo me. Alla fine, se pensi a Hi-Fi Rush, comunque quello è un gran bel gioco. Ed è sempre distribuito da Microsoft. Perché altro è distribuito da Microsoft? È vero, poi se non si ferma a letto ci sta. In che senso se uno si ferma a letto? Ah, cioè quello che ho letto? Ma io sì, mi baso su quello che ho letto. Sì, lo ammetto, non l'ho giocato. Mi sto basando su quello che ho letto e visto. Ce l'ho anche visto. Però, cioè, nulla di quello che ho letto e visto mi dà la sensazione che sia diverso da Skyrim. Sembra uno Skyrim, ma meno. Poi io potrei sbagliarmi, però nel senso mi sembra un'opinione abbastanza condivisa in giro. E poi anche quello che stanno dicendo gente in chat che l'ha giocato. È meglio Elite... Ma dai, Elite Dangerous comunque... Ma comunque è un gioco abbastanza diverso Elite Dangerous. Ma se non dico che ogni pianeta non abbia le sue quest, le sue cose da fare, eh. Però dico anche che, da quanto ho visto, sono veramente il sistema procedurale per i pianeti ti lascia dei pianeti totalmente vuoti. Che ci siano dei pianeti totalmente vuoti è un dato di fatto. Poi non sto dicendo che sia brutto, però sto dicendo che sia un gioco ok. E non ho adesso, cioè al prezzo di lancio non mi gioco un gioco ok. Meno che non sia un Pokémon, in quel caso lo prenderei ai prezzi di lancio, ma perché sono stronzo io. Sapete anche che stronzo questi droidi. Droni, no, no, no. Fermi, fermi, fermi. Se cadete, se non mi ricordo, non morite, ma perdete un sacco di vita. Come saltare? Allora saltiamo. Che cazzo? Oh, merda. Buongiorno, Bumicare. Sì, anche il motore grafico è un gran problema di Starfield. Come un gran problema che mi sta aprendo il culo. No. Poi io non metto in dubbio che Skyrim, che sì, Skyrim, che Starfield a qualcuno possa piacere. Perché ha i suoi pregi, comunque immagino che sia molto divertente alla fine, cioè molto. Cioè divertente alla fine giocare, fare le varie quest, comunque ti dà tantissime cose da fare. Però semplicemente al momento non è il mio. Cioè non è più un'esperienza di gioco che sto cercando. E anche in caricamento ho sentito che la gente si lamentava. Poi probabilmente con le mod sistemeranno tutto come è successo con Skyrim, ma non può ogni... Non può ogni volta essere... Non possono essere ogni volta i mod a sistemarlo. Ciao Galatimus, da un po' che non ci sentiamo, come stai? Almeno un po' che ci stiamo su Twitch. Su Telegram sempre attivo. Ricordiamo comunque abbiamo... Sì, l'Open Planet, probabilmente. Cioè comunque Starfield non è piaciuto neanche a Plini, certo Plini è un mezzo fanboy Bethesda, quindi tutto quello che fa Bethesda
di questo tipo ti piace? Sì, ti piace, che figo il mio robot. È un mega tancone, lo faccio. Tira giù tutto. Dove devo andare? Sta sparando, sì. Bestia, bestia, bestia. C'è da dire, c'era qualcuno che diceva che era ripetitivo questo gioco. In realtà no, perché ti mette davanti un sacco di situazioni diverse. Che è una cosa che a me nei giochi piace molto. E la Madonna, quante carte sono io, questo robo grossissimo. Infatti, esplode con un cartino. Ma chi è che l'ha recensito su Multi? Non era quell'incompetente? Di cui non farò il nome, ma che io reputo l'incompetente? Che è XPR Sony, non dico nomi. Pregi le mod. No, in realtà, guarda, posso capirlo che mettono dei pregi le mod, nel senso che... perché è un gioco estremamente moddabile e Bethesda ormai sa questo e punta anche su questo. Che alla fine è il motivo per cui uno ci gioca su PC. Però le mod non può. Quello che. Poi metto dei pregi, ma non puoi mettere tale scuse. Non so se mi sono spiegato. Sì, c'è un ex PR Sony. Uno che ha scritto una recensione di un gioco per EveryEye. Allora, te lo scrivo in privato dopo di chi parla. Di uno che romanticizza molto e non mi piace per nulla come scrive. Oh, poi lui fa il giornalista e faccio il biologo, quindi per carità. Magari ne sa più lui. Però insomma. Arriveremo mai alla fine, no? E la Madonna, ma sa. No, 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 Cobra mi piace, è bravo come scrive, mi piace Cobra. No, non faccio nomi, vi dicevo. Sì, mi pare. O lavorasse comunque. Ha fatto. Ma sei sicuro? Ma mi ricordavo lavorasse per Sony. Quando ha scritto la recensione di EveryEye. Quindi lasciamo. No, no, assolutamente. No, no, no. Non è una giustificazione che ci siano i modder. Cioè, può essere considerato un pregio per nel futuro dire comunque un gioco moddabile, ma. Assolutamente non può essere una scusa. Ah, ok, forse lavorava per Sony Italia, che okay, forse mi confondo. Vabbè, comunque era il mani in pasta con Sony, ma basta parlare di questa gente. Non ha nessun senso, sono d'accordo, non ha nessunissimo senso dire, beh, tanto ci sono le mod. Cioè, può essere visto come un pregio il fatto che ci siano le mod, per dire, ok... Il gioco è moddabile, può diventare ancora più figo, ma deve esserci un gioco sulla ba alla base. E non possono i modder fixare cose che a cui gli sviluppatori non hanno pensato. Ma sicuro li metteranno. Io mi sa che ho sminchiato totalmente questo robot perché... Non posso più muovere, è troppo lento per questa discesa. Boh, ha scritto una recensione su No Man's Sky che era una cosa oscena. Bravo lei. Sì, so che hanno i pre. Allora, io capisco che abbiano messo il fast travel per semplificare e comunque come quality of life, però capisco anche che rovini molto l'immersione. Come la rovinavo un po' in Skyrim. Se lo capisco, se no dopo spostarsi diventa un casino. Però ogni quelle cose. Comunque su un gioco basato sull'esplorazione più Starfield di quanto non lo sia Skyrim. Posso capire che sia noioso. E che comunque ti rompa l'immedesimazione. È uno dei motivi per cui non lo voglio giocare Starfield. Prima o poi lo giocherò magari. Non...
Guarda, piuttosto ho in backlog ancora quello di Outer Space, piuttosto gioco a quello. No, non potevi aspettarti lì Danger, ma neanche insomma Skyrim nello spazio. Ha fatto peggio. Beh, comunque basta usare le piattaforme, questo diventa molto più fattibile. Oh bestia, però devo stare attento anch'io qua. Ah, ok, ce l'abbiamo. Aspettiamo il prossimo colpo e poi ci lanciamo. Che secondo me era anche poi il problema di Oblivion all'inizio, che tu iniziavi Oblivion, ahia, avevi già tutte le città sbloccate, potevi andare ovunque. No, giù, 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 veloce, preso. Ma ci siamo, ci siamo, ci siamo. Grazie. Quale cazzo è? Ah, questo. Okay. Buttata giù. Bella. È stato facile. Ah no, non è finita così. Sì. Sì, questa missione è finita così. Wow, non pensavo che Starfield partisse, facesse tutta questa polemica, però mi piace, mi piace. No, beh, io non prenderei comunque Star Citizen come, come paragone, non è un prodotto valido. Aspettate che io mi vado un attimo a rifillare l'acqua, voi continuate pure a litigare su Star Citizen, ora mi trovate in sfondo. Nella luce. Mi piace perché è molto polarizzante Star Citizen, lo capisco, sì, Star Citizen, dai. Starfield lo capisco, comunque un gioco appena uscito, un gioco molto, che non è tipo Baldur's Gate o Zelda che tu lo giochi e fai figo, che cosa vuoi dirgli? Anche se gli hater ci sono sempre. Starfield è un gioco che tanti si aspettavano e per molti è stata una delusione. Per me no, perché insomma mi aspettavo sarebbe stata roba del genere. Probabilmente è voluto portare Starfield, ma a parte che io non ce l'ho. Poi comunque volevo portare Armored Core. Cioè, giusto finirlo. Siamo arrivati quasi alla fine, finiamo, visto che dite che non finiamo mai i giochi. Ho detto che la mancanza di immersione è un problema pesante. Cioè, non sei il primo che lo dice. Oh, però insomma. Amatrof, dici perché ti piace Starfield? Posso capire che piace a qualcuno, sono curioso di sapere l'opinione di uno a cui Starfield è piaciuto. Cioè, onestamente sono curioso. Mi va di sentire entrambe le campane. Sì, ne posso parlare, ma insomma, da quello che ho visto, non avendolo giocato, non posso star qua a dirvi. No. Solo che, per quello che ho visto, non è quello di cui ho voglia adesso. Aia, aia. Ah, anche lui è ancora aspetto come me. Aia, aia. Nelle sfide dell'arena non posso curarmi. Neanche loro possono curarsi, quindi vabbè. Magari se scrivo. No,
Oh, pezzo di merda. Mi hai inculato. Ma malissimo. Ciao Danib, benvenuto. Penso ci seguissi già, ma il tuo primo messaggio. Quindi benvenuto, fate tutti un applauso a Danib. Sì, sicuro ci metteranno mano. Quella è una delle poche cose sicure. Perché dici per partito preso? Da quello che leggo io, comunque la gente tende a difendere Bethesda e i suoi giochi, seppur siano sempre uguali da anni, purtroppo ormai. E per quanto riguarda Anime, è proprio per l'esperienza che hanno fatto il gioco uguale come lo fanno sempre. Non, la cosa più innovativa che è stata fatta è stata New Vegas, ma di fatto era fatta da... come si chiamano quegli altri? Ultima memoria, Obsidian. Infatti era quello era un vero gioco di ruolo. Ma poi immagino che la parte è quella di fare quello che si vuole, avere miliardi di cose, sia divertente, ma come lo è in tutti i giochi Bethesda. Perché anche Fallout 4 tutto sommato è divertente, c'è cioè delle missioni scritte veramente bene, veramente divertenti. Però, secondo me, più vanno avanti, più perdono quell'anima GDR. E oppure che anche e da quello che ho letto anche qua l'anima GDR è abbastanza sacrificata. Tipo ad esempio in Oblivion, a parte vabbè, che potevi essere un brutto devastante e diventare archimago, era ok. Ma tipo Skyrim eri l'eroe, quindi sei un eroe, ma nel frattempo eri un assassino, un ladro, un po' cozzava. Quindi anche già là la parte GDR si stava andando un po' a perdere, molto di più. Anche il fatto che comunque il combattimento fosse abbastanza imbarazzante. Ma anche in Oblivion in realtà le magie non si... O lo moldavi o comunque se potevi fare il mago all'arciere eri limitatissimo. Miglior GDR, guarda. I giochi Bethesda non sono mai... Cioè non sono mai stati... Gli ultimi non sono stati GDR proprio in senso stretto. Sì, è delle statistiche, cioè dal proprio livello di ruolo. In cui interpreti il ruolo e quello fai. Se prendi un Baldur's Gate o... Oppure New Vegas, eh? Fallout New Vegas senza andare tanto... Là potevi essere... Cioè potevi scegliere se quello che volevi. Già in Skyrim tu eri l'eroe, quindi non aveva senso che eri un... Potevi anche fare il ladro, perché sul ladro un assassino uccideva tutti, però eri l'eroe che salva il mondo. Là andava a cozzare un po' l'immedesimazione lato GDR, questo sto dicendo. Che poi sia un GDR perché le statistiche è tutto, ma proprio lato a livello di storia, non a livello di statistiche di meccaniche. So se mi spiego. Poi miglior GDR, Dio, non credo. C'è uscito Baldur's Gate quest'anno. Sì, anche Elder Scrolls 6, sto motore un po' rivisitato. No, ho zero aspettative anche per Elder Scrolls 6. Cioè, non ho più aspettative. Madonna, questo... Quanto è tosto? Aia, no, non sto per spezzare. Se lo mando in crisi dentro con la doppia cannonata gli faccio molto male. Per me il doppio Gatling è sempre la build migliore. Cioè, migliore, molto efficace. Perché poi paradossalmente i Dark Souls avevano un lato proprio GDR a livello di costruzione del personaggio migliore. Se tu volevi uccidere tutti e poi accendere la fiamma, potevi farlo, nel senso la trama del gioco non ti cozzava. Che è vero che si adatta meglio al fantasy, però insomma.
C'è già Fallout 4, che era quando è uscito, 4 anni dopo Skyrim, già mostrava il fianco. Non so, secondo me Bethesda deve iniziare a cambiare il motore grafico, comunque evolverlo. Poi per carità, anche Titanfall ha lo stesso motore grafico di Half-Life, solo molto rimaneggiato, sempre il Source Engine era, però insomma, l'avevano fatto un buon lavoro. Ma quello che mi chiedo, altro, anche per te, il miglior GDR Starfield. Poi lecito, nel senso, se un'opinione è argomentata, va bene. Cioè, comunque, cioè, capisco che ti piace, l'hai spiegato perché ti piace, capisco. Cioè, sono cose effettivamente giochi Bethesda che ti ispirano, che ti prendono. Li posso capire che ti piace. Però capisco anche le critiche degli altri, perché comunque sono tutte motivate. Andiamo avanti con l'esplorazione. Baldur's Gate 3 scriptato, dici? In che senso? Penso che comunque Baldur's Gate 3 è una grande aspettativa. Non hai letto la news, Galatimos? L'ho anche ricondiviso oggi su Instagram. Script? Beh no, dai, è abbastanza varietà. Poi ovvio che qualcosa di scriptato ci sarà sempre. Però comunque a livelli meccaniche male, male, vale recuperare subito. Perché l'ha pure scritta Pliny in persona. Tipo Armored Core 6 è un action. Ha un elemento GDR che è praticamente. Mi dimenticate di potenziare il robot. Che è la costruzione robot, quello è l'elemento GDR, potete farvi le build che volete, potete fare il mezzo che volete. Anche il fatto che voi come protagonista siate un umano potenziato, senza sentimenti, quindi, vi permette un po' di pensare di essere quello che volete. Però sì, è tutto a livello di background narrativo, poi di fatto le missioni sono. Cioè il gioco è a missioni, non è che potete decidere di non fare una missione. Ci sono dei bivi narrativi a un certo punto, io ne ho già passato uno, poi dovrò beccare un altro nel capitolo 5. Però è un action, è un action. Sì, l'incipit narrativo vi giustifica il fatto che voi facciate parte, veniate assoldati, oh dai, dalle corporation per poi distruggere i civili e le forze di ribellione del pianeta Rubicon. Però sì, è proprio tutto a livello di background narrativo. Però è bello perché elimina la dissonanza ludonarrativa. Leggi, leggi, lanciamoci in questo. Ma vedi sì, ma il gatto quindi come va? Come sta, dici? Sì, anche a me piacciono molto i giochi che ti lasciano scegliere. Che poi perché va bene anche RPG più classici, dove la componente RPG è tutta nelle statistiche, nelle guild, non nel background narrativo. Beh, questo è nei gusti. Comunque giochi come Baldur's Gate 3, Vegas, anche. Vabbè, ovviamente il Planescape Torment, i vecchi classici. Comunque no, sono eccezioni. Ma mi va bene anche un gioco alla Zelda. Mi dite cazzo al cazzo. Mi va bene anche un gioco alla Zelda in cui il background, a livello narrativo siamo a livelli appena sufficienti o decenti. Però poi a livelli gameplay mi fa fare quello che vuoi. Ma è basso. Cioè, mi piacciono i giochi che ti fanno fare quello che vuoi. Poi perché da gioco anche giochi più scriptati tipo questo. Che comunque a livello di personalizzazione estetica, di personalizzazione è notevole. Cioè veramente se sei un appassionato qua ci puoi perdere le ore a costruirti i robot. Ma magari anche manovrarlo se no, se sei come me. Ma cioè,
chi comunque chi mi conosce, chi comunque ha visto un po' i miei streaming, mi parla con me su Telegram, eccetera, sa che il mio genere preferito sono i JRPG, che sono per definizione comunque delle storie fatte finite, in cui livello di massimo potete cambiarvi le build. A me quelli piacciono molto, a me i JRPG piacciono. Comunque una volta, i giochi che dopo si rompono, a un certo punto capisci come rompere il gioco e lo distruggi, lo sciogli. A me diverte, quella è una cosa che mi diverte nei videogiochi. Ti sto aspettando con discreto interesse Super Mario RPG Remake e ti faremo mandare per dire. Almeno io ci provo. So quanti di voi interessi. Ho qua quante persone di JRPG ci siano, a parte Bellissima. Bellissima ha giocato tutto, quindi. Magari mi concentro soltanto sparo questa cosa. Ho mancato il colpo e ora me lo pago. Sono 2-1. Eddio. Ora lo senti però. Questo è un armor core nemico, quindi può curarsi anche lui. Anche lui ha 3 kit di cura. Il che rende la sfida un po' più tosta. Mi aspetto faccio la stanzata, però l'ho preso qua. No! Ah! Sono rimasto incastrato. Ma, crepato. Non era così complicato. Aspetta che vi leggo un secondo. Guarda, Murdi, sono d'accordo con te, ma non a tutti piace quel genere di gioco. Comunque non tutti i giochi sono così. E soprattutto i giochi Bethesda, cioè i giochi Bethesda sono... Ma sono quell'esperienza, è da Skyrim che è quell'esperienza. No, non penso che Skyrim esca su Switch, che io sappia. Cioè comunque i giochi Bethesda ormai sono quelli, quindi... Non hanno più quella personalizzazione che poteva esserci su Morrowind. O su purtroppo New Vegas, che non è Bethesda. I primi Fallout. Cioè, sono avventure molto più lineari, con un sacco di cose da fare, ma molto più lineari. E già Fallout 4, per chi si ricorda. I perk erano illimitati, cioè potete, andando avanti nel gioco, potete prendere qualsiasi tipo di perk. Ho sbagliato. Che però male. Sì, c'è. È buggato. No, sei in palla. Ah, no. Odio le fasi platform in sto gioco, ma la fine facciamo. Un po' di calma e ci lampiamo. Andate. No, Bethesda non l'ha sviluppato, l'ha solo distribuito. L'ha sviluppato Obsidian, eh. Un gioco di Obsidian. È quella la differenza. In effetti voglio provare Outer Worlds, che ce l'ho, prima o poi devo giocarlo, un giorno mi deciderò. Eh sì, per quello che New Vegas può fare, è molto più GDR. Buon pomeriggio, Aspadec. Come stai? Qua si parlava di Starfield. Non so se hai anche se te l'hai provato, è una tua opinione. Dove cazzo devo andare?
Non penso che Bethesda abbia fatto passi indietro, sinceramente. Penso sia rimasto sullo stesso livello. Un po'. Infatti, è quello. Ed è quello il problema, secondo me. Infatti, è quello il loro problema. Lo proprio. Come ti è sembrato dai primi streaming di Pliny? Dicevo che a me ispira zero. E non è un tipo di esperienza che cerco al momento. Qualcuno vede un condotto di aerazione? Anche se è quello. Sì, vabbè, bravo. Questo, infatti. No, non era questo. Dove dobbiamo andare? Scelta ambientazione azzardata. Intendi? Ma ambientazione spaziale non è male per quello, ma. Il problema è il motore grafico. Non è che a me ispirava troppo. Va bene, ne abbiamo già parlato abbastanza. Poi adesso non voglio solo giochi alla Fallout New Vegas, sai, quello comunque era un gioiello di level design. Basterebbe anche un gioco, anche un gioco tipo questo, che comunque le mie scelte hanno un peso. Andrebbe più che bene. Devo andare. Ah, qua, guarda. Anche in Skyrim, Fallout 4, veramente sembrava che le scelte non avessero peso. Non so, il T6 comunque mi ispira ben poco. Per quello che si è visto. Per quello che si è visto da Starfield. Bah. C'è qualcosa qua? No. Non che si va. Ok. Ah, eccolo qua. Cosa vuole essere? Via, tutti dei microbi. Le cose insignificanti, ma un gruppo infastidisco. Quanto cazzo sono? In realtà qua potete. Cioè, uccidere i nemici non vi dà esperienza né oggetti né nulla. Ma in molte missioni più nemici uccidete più vi pagano. Quindi conviene sempre uccidere. Dovrebbe essere un ascensore. La vorrei.
che ogni proiettile che consumate dopo ve lo fanno pagare. Quindi consiglio di cercare sempre di essere parsimoniosi con i proiettili. Per poi. E comunque sconfiggere più nemici. Final Fantasy l'hanno distrutto. Io non ho ancora giocato il 16 perché non ho la PS5. Però l'ha fatto diventare un action. Certo, la parte RPG è molto crollata. Però non mi sembrava un brutto gioco il Final Fantasy 16. Comunque a me sono piaciuti quasi tutti. E 15 non mi stava dispiacendo all'inizio, però mi ha annoiato in fretta. L'unico che mi ha fatto veramente cagare è il 13. Il 15 ha problemi di trama, cioè ho iniziato a giocarlo e mi ricordo non ci capivo niente alla fine. Però mi sono appena rigiocato il 6 era veramente magico. Se volete giocare a un Final Fantasy, giocatevi il 6. Era veramente un giocone. Giocatevi la Pixel Remastered adesso, è ancora un giocone. Se l'hanno distrutto no, comunque hanno modificato. Che ci sta, alla fine tutti i Final Fantasy sono diversi. Alcuni sono più o meno riusciti a. Anche a me piacciono quelli classici, però se ci pensi il sistema di combattimento cambia in ogni Final Fantasy alla fine. Ma secondo me un action non è male. Quello che ho letto, che il suo problema era un sacco di fetch quest all'MMO e dei punti veramente morti della trama. Però ho visto che il sistema di combattimento è veramente figo. Comunque gli stylish action così mi piacciono. Tipo Devil May Cry mi è piaciuto un casino. Il primo, anche il 5. Il 3 era figo, il 4 un po' meno. Io ora ho paura che arrivi il mega bossone, quello pesantissimo. È lui. È proprio lui. Quello che dicevano tutti è che il boss del quarto capitolo è veramente lo scoglio da superare. Mi sa che è proprio lui. Però come presenta i boss From Software non fa nessuno. Cos'è sta roba? Ma che? Allora sei fuori di testa. No, vabbè, non è vero. Non so se è lui il boss che dicevano. Fa male però. Devo scansare. Ecco. Se non schivo anch'io. Cosa mette che non è manco lui quello più difficile? Ma perché non mi dai. Ah, non mi dai comandi mentre. Non posso muovere mentre spada, certo. Vabbè, andiamo git good solito. Vai, round 1, andato così, vai. Andiamo un po' git good. Uscita stagione 2 di. Della rotta del tempo. Lo metterò nella lista di cose di cui non mi interessa. Un'ora di live e siamo arrivati al bossone. Non so neanche se sia lui, vediamo. Perché se è lui, so che poi passa un'altra fase ed è ancora più difficile. Voglio piangere. Sai che beh, magari. Se non mi distrago. Dai, vabbè.
Comunque se non... Mi fa tutta la combo, mi spacca la faccia. Però se lui mi attacca con la spada, gli sparo il laserone in faccia prima che lui mi spacchi il culo. È fattibile. Sì, ma se sto così mi ammazzerà per sempre. Non sta andando bene. Mettetevi comodi che qua ce l'abbiamo lunga, ragazzi miei. Vabbè, tanto abbiamo un'altra ora di live. Tutta l'ora per batterlo. Si è preso il vostro primo capitolo. Quando... che bestemmie. Ho preso 2 ore a batterlo. Ho preso il primissimo boss, ci ho messo solo 3 tentativi. Poi, in teoria di Armor Record di finirlo 3 volte. Per vedere il vero finale, non so se ho voglia di giocarlo 3 volte, mi sa che poi passa ad altro. Oh, la seconda fase. Ok. Grazie Ale per la sub. Sei un vero massivo postumano, sei un gran cuore. Mi faccio ammazzare da questo, ci sono. Non aspettavo il colpo così. L'ho battuto! Grande Ale, sei arrivato giusto il momento esatto in cui lo batto. Qualcosa mi dice che non era questo il mega bossone finale. Uno di vita, sì. No, il suo padre, beh, tu sei un vero maschio postumano, tanto cuore. Grazie mille, grazie mille. Buongiorno a te, come va? Come sta andando la vita? Abbiamo battuto, senza metterci 2 ore. Vedete voi. Voglio credere che fosse questo il mega bossone, ma non credo. No. Qualcosa mi dice che è più avanti. Questo è solo un assaggio. Certo che sono riuscito a farlo. Guarda. Guarda dove siamo arrivati. Quello è il boss del capitolo 1, questo è il capitolo 4. Ci siamo andati molto più avanti. Ho anche fatto una build molto più forte. Guarda che forti che siamo adesso, siamo un carro armato. Dovremmo giocare a Starfield anche noi effettivamente, però ormai, come ho detto prima, mi ero... Esattamente che non... Però... Ho promesso che l'avremmo portato fino alla fine e lo porteremo fino alla fine. Poi un po' me lo gioco anche per conto mio, per non tempo di streamare sempre. Ah, non era questo il nemico, vero?
Sì, era anche la build. Era anche la build. Poi boh, sai che comunque il gioco, cioè i giochi From Software sono molto git good, quindi abbiamo dovuto git goodare un sacco. Poi giocandoci con calma la sera, con molta più lucidità, l'ho battuto al terzo tentativo. Ah, lo riconosco, peccato. È tanto bastardo, vero? Cosa, non hai le tue corde Starfield? Armored Core. Allora, Starfield abbiamo parlato tutta la prima ora, sì, anche non è neanche nelle mie corde. Faremo questa missione e poi pausa acqua che ho già finito il lavoro. Starfish 76. Comunque a me Fallout 66 non era dispiaciuto, c'è da dire. A me era. Secondo me è migliorato molto. Ma sì, ma siamo d'accordo tutti che è un gioco uscito tardi. Come ho detto prima, sono d'accordo. Cioè, chi dice che comunque gli piace esplorare, fare tutte le quest e un sacco di cose da fare, posso capirlo, eh. Hanno perfettamente ragione. Però non fa per me, è un gioco vecchio. Buonasera, Plini, buonasera. Boh, io ho guardato un attimo. Proprio la fine. No, non mi sembra un gran gioco. Poi immagino abbia i suoi pro. Minacciato livello, non male. Vai. Guarda, se volete sapere quando portiamo il nuovo Starfield, avete qua la persona a cui chiedere. Sì, anch'io penso che poi lo giocherò giusto per conoscenza personale, ma no. 70 euro, no. Game Pass non ce l'ho, non voglio farlo. Vabbè, te la metti come sottofondo, tipo podcast, o ti guardi a spezzoni. Allora poi, secondo me puoi iniziarlo dalla seconda ora, per vedere com'è il gioco. Mi sono lanciato senza bug. Ah, Secret Source. Ora piuttosto. Ora io ho ancora in backlog. Come si chiama? L'ho detto prima Outer Space. Ora piuttosto quasi quasi mi installo e mi gioco quello. Devo valutare. A parte che 8 ore non è una maratona, secondo gli standard di Twitch. Una maratona sarebbero 24. Ma proprio dobbiamo essere precisi. Sì, no, tanto la gente. Gli altri fanno le sub dopo. Ma sai che Cyberpunk non l'ho mai giocato? Non so se mai lo giocherò, però poi devo giocarlo effettivamente. Sempre per conoscenza personale. Maratona Torino. 42 km di Torino.
Alla fine Plinus che smadonna per 7 ore è il contenuto che a voi piace. Proviamo l'ingresso. Non male. Comunque ricordi che l'italiano è l'unica lingua con delle bestemmie. Crepano, cosa vuoi da me? Boh, puoi fare una statistica e controllare quante volte hai toccato. Non so chi di voi segue Attacchi che mi mina 500 su Facebook, cosa che vi consiglio di fare se non la seguite. Ma durante la pandemia avevo fatto un grafico a torta con tutte le morti di Don Matteo, con tanto di nome della vittima, nome dell'omicida e arma usata del delitto, tipo di reato commesso. Come la Season Diablo? Tutti vuoi male per stare ancora giocando a Season Diablo 4? Beh, entro la regione con più parlato, non è vero. Siamo così bravi e educati. A meno che non conti le bestemmie, effettivamente quando giocavo in campagna sentivo un. Ho sentito le bestemmie molto creative. Sono le mie preferite sia stato associare il nostro signore a un tipo di salame. No, sto provando a buttarlo giù. Se lo butto lì. No, non è morto, ma insomma, come potete lasciare aperto? Come fuggi dal centro-reattore? No, non ho un robot lungo, veloce. Non ho un robot veloce. No. Ma io sto bene. Se avete un gioco non è morto, Armor Core è vivo e vegeto. Mi sta per morire, mi sa. L'unico problema di questo build è che la barra di crisi scende lentamente. Anche è vero che posso prendere un sacco di danni, che cazzo! Ma io spero che... Mi butto giù. Ma no, lo scudo alla fine, è proprio stronzo. Adesso c'è cioè, nel senso, mi finisce il timer. Devo andare. No, non finisce il timer.
Fuga dal rettore. Grazie. Non togli il mio supervisor questo gioco, quasi quanto odio il mio supervisor reale, nella vita reale. Che mi fa andare all'università e poi non si presenta. No, perché sono così disabile? Fermo, fermo. Andiamo dritto. Da solo salire. Vediamo l'impatto. Ce ne andremo con la rete trionfante, mi debito tutto esplode. Sarebbe interessante cadere come dei cretini perché abbiamo fatto i cretini. Dovrò bere un po' di acqua dopo tutta questa conversazione che mi dissocio. Abbiamo pure fatto l'achievement, ma che vita. Adesso c'è da capire se mi conviene. Arrivare all'ultima missione, come battere il boss davanti a voi, evitare e fare figuracce, o batterlo per conto mio in privato, nel buio della mia cameretta. Andare in bagno. Brutta vita. Che brutto avere 31 anni. Non penso di pentirmene. Sì, così posso pentirmene quando verrò bannato da Twitch per le ingiurie che ti darò. Tanto abbiamo eliminato la PCA. Quel gioco al 5 capitoli, il capitolo 5 è molto corto. La pregianza ha detto che lui ha fatto 3 run in 18 ore. O è una bestia perché sono la prima run, ci sto mettendo 18 a farla prima. Poi perché ha fatto poi PvP, un po' mi sono perso via. Ho perso una vita a battere il boss. Però insomma, anche togliendo 4-5 ore. Al quarto capitolo, che è quello che è il bossone devastante. Ma sai che lo sto giocando con tastiere mouse? In realtà mi trovo molto meglio. No, sono al capitolo 4, ma ce ne sono 5. No, sono 4, 4. Sai che lo sto giocando con tastiera mouse e mi trovo molto meglio che col controller? Ho provato con controller e mi trovo malissimo. Di solito degli action sono abituato a giocare con controller. Guarda, se il tuo problema è la tastiera al mouse, vai a tastiere mouse. Magari che io ho capito male, per esempio, ho messo 18 ore a fare una run. Per me sembra strano che ne abbia fatto 18 3 run. Io magari è bravissimo, ce l'ha fatta. Io ammetto che ho buttato via 2 ore al secondo al boss. Comunque è tanto di cappello lui, che è così bravo. Ah, gli incontri su S. Devo cercare ancora provarlo, mi sa che giocherò con tastiera e mouse, poi vediamo. Allora, vediamo missioni come sono. Cioè son... Ah, vedete, qua ci sono le missioni di decisione. E non so cosa cambia in realtà. Perché ovviamente non avendolo finito non saprei dirvi. Ma battiamo King, il mio... A proposito. Il mio relativo. Armi energia, andiamo, potenziamoci un po' le armi energia. Sì.
Anzi, stazione rapida. Almeno manuale non mi serve assolutamente a nulla. Mettiamo anche la città d'accesso. Teniamo l'arena così prendiamo gli ultimi potenziamenti. Vorrei vedere su How Long to Beat. Oh, ammetto che comunque ci ho messo molto di battere il secondo boss. Quello mi ha fregato. Il boss del primo capitolo, quello mi ha fregato molto. Insomma, ci ho messo anche troppo a battere il boss finale del terzo capitolo, che in realtà era facile, ma ci ho messo inutilmente tanto. King. Dopo mi metto. No, io lo devo battere. Adesso lo batto, mi prendo il suo stemma perché è strafigo. Devastato. L'unico problema che io ho, vorrei tantissimo finirlo in live questo gioco, però io sta settimana sono a conferenza e quindi sono dalle 9 alle 5-7, dipende dai giorni, insomma sì, fino a tipo dalle 9 alle 7 sempre in conferenza, che comunque è un'ora da casa mia, è sempre a Praga ma un'ora da casa mia. Beh, comunque mercoledì sera la cena là da loro e poi ho una festa di dottorato, giovedì finisco presto ma poi ho... Devo andare a festeggiare col supervisor, col mio laboratorio. E poi sabato, il weekend, vado via perché faccio 3 anni con la mia ragazza, quindi ne ho io un weekend. Non so. No, non ho una slide, non parlo io, il mio supervisor parla, io devo... Che cazzo faccio? Io ho solo un poster, quindi ho questo mio... Questo mio progetto spiegato e lo appendo là, la gente viene e mi chiede. Non è... Non, nessuna presentazione. Anche perché è conferenza di teologia, io ci capisco un po' con un cazzo sui pesci. Ho solo fatto sta pubblicazione, quindi il mio supervisor vuole che porti qualcosa. Ma non sa, cioè non saprei fare una presentazione tutta sui pesci. Allora, vedi... Oh, Plini, io lo faccio come hobby. No? Purtroppo per fortuna ho un lavoro, quindi devo dare priorità a quello. Quando sono libero, streamo sempre volentieri. La cena, sì, sì, si fa il mercoledì, ho la cena della conferenza. €50 tanto si paga, perché la pago con i fondi, non di tasca mia. Come faccio a portarmi? Perché sono una persona fantastica, BDSM, ed è bellissimo stare con me. Si fa la cena, conoscendo i ciechi si berrà anche un sacco. E più giovedì andiamo a festeggiare per conto nostro per le varie pubblicazioni che abbiamo fatto. Il mio supervisor è in Canada 2 anni, ora sta tornando, cioè, sarà per 6 mesi, sta tornando a questa conferenza, quindi dobbiamo recuperare un po' di festeggiamenti arretrati. Questo salto. E ti saluta anche questo, anche Michigan qua, forse. Che credo se lo sto flexando non riesco a buttarlo giù, ma è impossibile. Io... Non fatemi parlare di lavoro. Non fatemi essere aggressivo. Come hai perso l'aereo? Là, io sono un'ora da casa, quindi è la peggio perdere il tram. Chiamo un Uber. Mi hai fatto perdere. No, è che il problema è che dopo la cena c'è sta festa di dottorato, non posso arrivare crepato. Il giorno dopo, il penultimo giorno di conferenza. C'è da dire che è mezza giornata, però, il giovedì.
Poi c'è anche il giro dello zoo. Se è regalato, vado. Ah, se non siete mai stati a Praga, prendetevi un giorno in più e guardatevi lo zoo perché è veramente bello. Oh, che brutto. Cioè, bellissimo, però devastante. Anche a me a Londra hanno fatto perdere l'aereo quelli dell'aeroporto perché sei caduto dalla scaletta. Che storia. Questo sembra tostissimo, almeno lo stanno spacciando come... Ma il tour del castello, io non, nel castello non ci vado. Ma scusa, gli altri, tanto quando sono andato a Praga, gli altri a Castello sono andati. Potevi svegliarti e andare. Io non odio andare al Castello, c'è troppa strada, troppa gente, no? Non ci vado. L'hanno passato come... Avevi il raffreddore, dai, non raccontiamoci cose. Questo qua l'hanno passato come il super boss, l'hanno massacrato. Oh, grazie a voi. Ma scusa che... Quindi l'hai preso sto aereo? No, non sto facendo... Perché ogni cosa per te deve essere polemica? Sto dicendo che lo zoo di Praga non ci vado. Perché ogni cosa si può? Perché ogni volta deve finire? Non si può mai parlare con te che ogni volta è polemica. Perché? Ogni volta è così. Guarda, è veramente pesante. Dico qua davanti a tutti. Non si può. Ogni volta che qualcuno dice qualcosa diventa polemica. Sempre. Oh. Detto ciò, anch'io stavo per... No, io l'ho perso perché dovevo era la prima volta che tornavo da Praga, cioè la prima volta durante la pandemia, ero tornato per le vacanze di Natale, il mio primo anno a Praga. E al momento dovevi fare il test per il Covid, una volta arrivati in Repubblica Ceca, non serviva a portarlo prima. Ma arrivo a Londra, era 6 gennaio, 5 gennaio comunque, quindi appena 2021, quindi appena successa la Brexit, però ancora potevi viaggiare senza passaporto. E mi fanno, ma dov'è il tuo Covid test? Cioè, in che senso il Covid test? Se lo faccio a Praga, che problemi ci sono? No, no, ma per viaggiare su Ryanair ci serve il Covid test. E quindi faccio, quindi come lo faccio? Beh, puoi farti un rapido in aeroporto, ma ora è tutto pieno. Beh, se, vai a fare, trovo un rapido in città, puoi farti la... Attenzione, imboscate ferro. Che scelgo? Questo. E poi mi fanno, vai a... Dopo, far... E poi prendi il prossimo aereo. Faccio, vabbè, esco. Fanno, no, tutto pieno. Quando è il prossimo volo? Domani. E ma me lo rimborsate quello di oggi? Eh no. Quindi vai, trova una stanza a Londra. Che perché è stata data 25 euro, quindi neanche così male. Vai a fare un test rapido, 120 sterline. Prendi l'altro volo, di nuovo con la priorità. Ho preso una valanga di soldi. E il giorno dopo non volevo farmi partire perché non avevo il permesso di lavoro. Faccio, ma come permesso di lavoro? Cioè io... Ma se sei studente non puoi andare, cioè non è che sei proprio studente, sono un dottorando, sono minimo, ho la casa là, che cazzo devo fare io? Alla fine dopo mezz'ora lì a discutere mi ha fatto salire, madonna, che è stato terrificante. Arrivo in laboratorio, ah, mi strutto, devo devastare il mio supervisor, beh, prossima volta non tornare in Italia. Fastidio. Cosa può farti di male una proteina radiomarcata? Stavi importando virus autoctoni in un altro stato. Non devi mai parlare di esplosivi davanti ai doganieri, guarda che sono devastanti. Che poi dipende tantissimo dall'aeroporto. Perché tipo a Londra ti mettono persino la mano su per il culo per controllarti che non hai niente.
Io a Treviso se ne sbattono. Praga mi stanno contando col millimetro se il mio bagaglio era più grande. Dipende estremamente dall'aeroporto. No, gli americani sono la cosa peggiore. Cioè, grazie a Dio non ho avuto il piacere di andare in America. Però, so. Sì, in America ti fanno anche firmare la cosa. Dichiari di non essere un terrorista. Che se tu scherzi, fai, ah sì, lo sono, sei morto. Ti mandano in sedia elettrica. Sì, no, in America devi stare molto attento alle parole che dici. Ho fatto andare via Plini e vabbè, ce ne faremo una ragione. Avete in Israele, sono filo americani. Cioè, a parte che Israele ha una situazione politica abbastanza pesante. Raccontaci cosa è successo in Israele, non so mai andato. Non è neanche uno stato che in realtà tengo molto a vedere. Però conosco gente che ha fatto il postdoc lì. Metto che non è bellissimo viverci. È stato bello i primi 6 mesi, è bello, poi dopo un po' ti rompi il cazzo. Comunque fa troppo caldo, mentre i locali fa troppo freddo e costa tutto troppo. Ma sto già finendo le munizioni. Va bene. A parte che mi costerà tantissimo sta cosa di chiudere le munizioni. Tanto non un cazzo di... Aoe. Questo è pieno di roba che mi serve la UE. Sta crepato. Ma voglio buttare via munizioni per questa sì. Per il minion. Dove cazzo è lui? Eccolo qua. Questo era lui sicuro. Capisce un cazzo. Non parlerò di politica qua io comunque. Non vi dirò di chi sono a favore o contro. Perché vabbè, ma là sono folli, vedono un po' di arma, hanno po', cioè giustamente anche per situazione molto tesa. Ma una volta a Treviso in aeroporto mi hanno bloccato 10 minuti perché volevano che mi mostrassi il coltello, il mio coltellino svizzero che è letteralmente un cucchiaio e una forchetta insieme. Oh cazzo. Non c'era nessun coltello, c'era il cavatappo.
No, non sto, non parlo né bene né meno di Israele, io dico solo che non è uno stato in cui mi ispira andare. E là, ciao blues, Nicoli. Todo blu. Ben arrivato, in realtà fra un po' stacco, che adesso in mezzo c'è l'Inter. Comunque, ben arrivato. No, devi partire da capo, che palle. Andiamo e torniamo per l'iniziale. Sono quasi tentato di andare a fare quell'altro. Sì, l'Inter non è neanche mai andato in B. Dogs for the win. Hello Daniel. How are you? Did you recover or are you still sick? You can put the follow, you know. I'm not coming next week, I have a conference. But we can get hang out on Friday. I'm not. Ah, no, tomorrow I will be at work. But I have nothing to do, so we'll just come here and. You're right, you're following. Smaller. Grazie Sashu. Oh, wait a second. Wait a second. Everybody goes to the conference to drink. Be real time. In Czech Republic, especially, is mandatory to drink and to drink at the conference. It's impossible to go to Czech Republic and not drink. Yeah, it's very cheap. Spero che siate tutti, vada tutti bene in inglese comunque. Insomma, visto che abbiamo ospiti internazionali, oggi parliamo un po' in inglese. Yeah, it's very cheaper than water. I think the most expensive beer I ever had was like 4 euros. It was very expensive. Je ne parle pas français. Ah. Je suis désolé. Je suis désolé. One down. Manchescu. Grazie Sasio per l'abbonamento comunque. Mi vieni a versare l'acqua, per favore.
Tanto ti stavano chiedendo com'è stare con me per 3 anni. Sto capendo un cazzo. Non sto capendo veramente niente di questo qui. No, cambia missione. No, non è. No, non è un quenello che devo. Infatti mi sono abbonato, ma non arriva il mio abbonamento. No, it's impossible to drink water in Prague. It's not allowed. But I think also here, if you ask, water from the tap is free. Is for free. In Italy, no. In Italy, nothing is for free. Ok, danni diminuiti. In Italy, no. In Italy, no, things for free. Yeah, so che cazzo. €3 a bottiglia, wow. Similar, yes. Barbier is much more expensive. The world. Also in Czech Republic is full of fountain, but we are talking about going to the pub. €12 con kebab con patatine, non kebab, 5-6 euro, dipende dove vai. Mi sa che faccio sta missione e poi stacco. Questo gioco mi devasta. No, più caldo, vediamo quanto mi occupa, poi vediamo quanto tempo mi avanza. Ma io mi sono abbonato, ma non mi dà l'abbonamento. Non capisco perché. Vabbè. Chi ne è tu? I like mineral water, Mondo still water. I am the chapter 4, there are in total 5 chapters. I think I have still 2 free missions in the chapter 4. Then I can go to the chapter 5, there are like 3 missions. But the problem is the final boss of the chapter is very tough. So I don't know. But yeah, it's almost done. Almost. A week.
Sì, ma perché io porto utenti da tutto il mondo. Questo lo scegliamo adesso. No, 3 days, only spent like 3 hours. But it was very tough, to be honest. Ok, questa missione era molto più facile dell'altra. Oh, it's a tough game, Armored Core. About the request to attack the Red Guns. Sounds like V4 Rusty took care of it. Michigan's dead. Or he went down fighting. F for Michigan. Balaam's withdrawn from Rubicon. The politicians will be fighting their war now. Where there's coral, there's blood. That's how it's always been, 621. Ok, vado un secondo in bagno poi. E direi che arriviamo fino alla fine del capitolo e poi chiudiamo. Cioè, la missione finale non la faccio oggi. Arrivo subito.
Rieccoci. Comunque Todd è Blue è il mio collega, cioè il mio collega in un altro laboratorio, per quello. Ci conosciamo, ci conosciamo. Intanto ho un odore terribile, sono fatto la doccia stamattina, ho già sudato. Boh, no, sì, ce ne insegna, le sa già le parolacce in italiano, tutti sanno le parolacce in italiano. Dai, insegnali le parolacce. Io ho imparato il learning in portoghese pussetta. Vabbè, anch'io con i ciechi ci insegniamo. Ma lui è portoghese, quindi sa gli insulti italiani. Anch'io con io e i ciechi ci insegniamo le parolacce. Ho insegnato alla mia studentessa a dire vai in mona. Like us in Veneto, Dan. This is why we get along. Brasile qua. You taught me word from Brazilian Portuguese. Cona, olha. Perfection. Yes, it's like South American Spanish and Spanish from Spain. Il primo mostro organico che troviamo nel gioco. Penso boss battle. Sì, ma tu non lo parli inglese. Ah, una trappola. Quindi ore e mezza comunque la media, diamo record per la storia. Sono un po' sopra, però no, effettivamente ho battuto anche tutte le arene, quindi ci sta che sia un po' sopra. No, Raf, amico mio, dobbiamo ammazzarti adesso.
Ma che cazzo di fitta per quello? Ma è ben finito. Tutti i muri invisibili. Quindi ora andiamo verso la missione finale. Lo dico. Ok, la finale. No, non la farò adesso perché secondo me è stralunga. It's too long and I'm gonna wait. I need to do something else. Devo fare qualcos'altro. Quindi, signori miei, io vi ringrazio di essere stati qua anche oggi pomeriggio. Abbiamo parlato un sacco. Sono molto felice perché comunque cioè, non era tantissima gente, ma comunque per essere una domenica pomeriggio. Abbiamo parlato a lungo, ho fatto le nostre 2 orette, io adesso me lo batterò a sto punto per conto mio, il boss. Vediamo, io spero riuscire a portare il capitolo 5 live, non so quando e come, perché. Ci provo, magari faccio una live notturna. Non lo so, vediamo, mi piacerebbe molto portare alla fine. Quindi. Vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio chi si è abbonato, ringrazio chi si è iscritto, ringrazio chi è passato. Vi voglio tanto bene. Ci vediamo presto, prima o poi, non so quando e come. Intanto in settimana comunque tornano a Stazione Plinius. A me trovate come al solito su Instagram, TikTok, Telegram o Steam, dove volete, ovunque. Ci vediamo su Telegram, esattamente. Social per chi non è su Telegram. See you, Daniel. See you tomorrow, tanto. Thank you to everyone. Grazie a tutti. Ci vediamo presto. In qualche modo cerchiamo di portare live il finale. Ciao, un abbraccio e un bacio.